Carissimi amici della Nuova Bussola Quotidiana, ben ritrovati. Proseguiamo la nostra riflessione sull'articolo del Credo, riferito alla creazione. In particolare, vi ricordate, la scorsa volta abbiamo detto che il grande capitolo della creazione comincia proprio con una riflessione su che cosa significa che Dio sia creatore, e abbiamo tre grandi sottocapitoli, cioè l'atto della creazione propriamente detto, o l'atto creativo propriamente detto, l'atto della creazione continuata o della conservazione della creazione e l'atto del governo della creazione. La scorsa volta abbiamo iniziato il primo di questi tre sottocapitoli, oggi lo andiamo un pochino a proseguire, a concludere. Allora, ricordate, così proprio il cuore, ecco, di quello che abbiamo detto la scorsa volta: la creazione come creazione ex nihilo e l'atto di creare propriamente come l'atto di dare l'essere, di comunicare l'essere, di, come diceva San Tommaso, causare l'essere delle cose. Ecco. Abbiamo visto che cosa comporta questo, la struttura quindi fondamentale della creazione come esse participatum, dove invece Dio è l'essere sussistente, l'esse subsistens. Abbiamo visto come Dio crea secondo una volontà libera, onnipotente e sapiente, e dunque Dio crea non secondo idee esterne, ma secondo le cosiddette idee eterne, cioè secondo le proprie perfezioni, quindi comunicando le proprie perfezioni nel modo però finito delle cose. Ci riagganciamo qui. Ora, la teologia, la dottrina, perché queste sono di fede, insegna che il fine soggettivo o il fine operantis, si chiama anche della creazione, cioè la finalità di colui che crea, per capirci, del soggetto che crea, quindi di Dio, il motivo, diremmo, della creazione, non è altro che la libera bontà di Dio. Dio non crea per uno scopo proprio, non trae, diciamo così, dalla creazione un vantaggio, non ricerca qualcosa nella creazione a proprio utile, a proprio vantaggio, per capirci, ma crea per comunicare la sua perfezione. Quindi è un atto di liberale elargizione, di bontà sapiente. Dio non è necessitato a creare, crea precisamente perché vuole condividere il proprio bene, vuole condividere le proprie perfezioni. Questo è ciò che costituisce l'entità, come dire, potremmo dire la sostanza di tutte le cose che non sono Dio. Propriamente le cose esistono perché riflettono, perché sono la comunicazione di questo finis operantis, di questo motivo per cui Dio crea. Quindi, se è chiaro questo, vediamo qual è il finis operis. Dunque, il finis operantis è il fine soggettivo, cioè il motivo di colui che fa qualcosa, quindi in questo caso di Dio che crea. Il finis operis, cioè il fine, l'opera, il fine oggettivo, o se volete lo scopo è di ciò che è creato, quindi della creazione. Il finis operantis è del creatore, il finis operis riguarda la creazione. Bene, ora, qual è il fine della creazione? Il fine della creazione, posto che Dio ha
posto in essere, scusate il gioco di parole, la creazione non può che essere uno solo, cioè la gloria di Dio. Allora, anche in questo caso, come avevamo già detto la scorsa volta in modo analogo, non è un atto egoistico, come il comunicare le proprie perfezioni non è un atto narcisistico, così il comunicare, diciamo, il fatto che nella creazione, il fine della creazione sia la gloria di Dio, non è egoismo. Non è che Dio fa, allora abbiamo appena detto che Dio crea per libera elargizione, adesso diciamo che crea per la sua gloria. Come stanno insieme queste due cose? Molto semplice. Allora, il fatto che Dio è la causa, che Dio pone in essere le cose, vuol dire che tutte le cose derivano il loro essere da Dio. Sono legate in questo modo a Dio, quindi hanno il loro fine, il loro bene in Dio. Capite che non può essere diversamente, altrimenti non sa semplicemente non sarebbero, non saremmo. Se il nostro fine, Dio, ma di ogni ente creato e ciascuno nel proprio ordine, abbiamo un po' il modo di vedere, non fosse la gloria di Dio, semplicemente noi non saremmo. Dunque vedete come la gloria di Dio è il bene essenziale di ogni creatura, della creazione, ciò a cui ogni creatura tende nel modo proprio alla sua natura. Dunque la materia inanimata in un certo modo, la materia animate in un altro, gli animali in un altro, l'uomo in un altro, l'angelo in un altro, ma ciò che accomuna tutti in quanto creature è che il nostro bene, il nostro fine, perché il fine è ciò che costituisce il bene di ogni cosa, no? Raggiungere quel fine è il bene della creatura, il nostro bene, il nostro fine è la gloria di Dio. Allora, qui capite che c'è un problema enorme. Questi due fini, il finis operantis e il finis operis, non sono due fini, sono due aspetti dello stesso fine, l'avete capito, no? Perché sono i due aspetti dell'atto creativo e dell'essere creato. Non è qualcosa che si può cambiare. Cambiare questo significa annichilire. E dunque capite la grande e radicale menzogna che vorrebbe una creazione, poi chiamata natura o ogni ente di questa natura, come se possa prescindere da Dio, come se non avesse nel più profondo del proprio essere questa caratterizzazione, anzitutto di essere un'immagine delle perfezioni divine, di avere Dio stesso, la sua gloria, come fine, come bene proprio. Una concezione, diciamo così, secolarizzata della natura, della creazione, una visione secolarizzata dell'uomo è semplicemente la negazione della verità più profonda, più strutturale, più ontologica dell'uomo e della creazione, né più né meno. Quindi, attenzione, massima importanza, Dio non è un oggetto che si può togliere o mettere dal soprammobile della nostra umanità e della creazione, ma Dio è colui senza il quale la creazione non esisterebbe, molto semplicemente, perché la creazione dipende radicalmente da Dio, non solo nel suo inizio, ma nel suo essere, nel suo sussistere, nel suo bene, cioè nel suo fine. Vedete quanto radicale è la nostra dipendenza da Dio, che non è
come la modernità ci ha insinuato, in fondo ci ha abituato a pensare, la dipendenza da Dio non è una menomazione della creazione, ancora di più della libertà umana, non è un limite, ma è ciò che le dà consistenza. D'accordo? Avremo modo, quando faremo tutta la sezione della creazione dell'uomo, quindi andremo un pochino nell'antropologia teologica, torneremo e rifletteremo su questi punti, ma intanto vi mando già questi collegamenti perché non abbiate a pensare che qui stiamo facendo considerazioni un po' aeree, poi magari vedremo quelle pratiche. No, le verità di fede sono strettamente legate tra loro, l'una chiama l'altra, una anticipa l'altra e l'altra attualizza quella che è venuta prima, la concretizza in un certo ambito, eccetera. Quindi è importante cercare ogni tanto di riaprire un pochino la focalizzazione e poi la torniamo a restringere su quello che ci serve. Bene, quindi vedete questi, chiamiamoli due fini organici, in realtà l'unico fine nei suoi due aspetti. Ora, la creazione, quando noi diciamo che chiaramente la creazione è opera di Dio, no? Vuol dire che opera delle tre persone della Santissima Trinità. Ne abbiamo già parlato. Il fatto che nel credo, ecco, l'aggettivazione omnipotente, factorem, cieli e terra, eccetera, sia legata al Padre, non è per esclusione delle altre due persone. Vi rimando a quella lezione sulla Santissima Trinità, nella quale abbiamo visto come ogni opera divina è opera della Santissima Trinità, di ogni persona della Santissima Trinità in concerto con le altre. Non è quindi la creazione opera solamente del Padre. Ora, andiamo alla questio 45esima della prima parte della Summa Theologiae, all'articolo sesto. Bene. Questo articolo si intitola proprio così: se creare sia la proprietà di una sola persona divina. Sembra che, secondo quella struttura che avevo già detto la scorsa volta, sembra che creare sia la proprietà di una sola persona divina. In questo caso sembra che sia proprietà solo del Padre. In realtà sappiamo che ogni atto di una persona, diciamo divino, è atto delle tre persone. Vediamo al corpo di questo articolo, San Tommaso dice: il creare non è proprio di una sola persona, ma è comune a tutta la Trinità. Questo è il dato fondamentale. Perché? Perché se l'atto divino della creazione, no, come abbiamo visto, è causare l'essere, produrre, tra virgolette, l'essere, vi ricordate dalla scorsa volta, questo è propriamente la creazione, creare è causare l'essere delle cose, se è questo ed è questo, allora questo avviene in forza dell'essere divino, ma l'essere divino è comune alle tre persone, non è pertinenza solo di una delle persone. Chiaro. Ora, questo fatto, cioè quello che ci dice Tommaso, che il creare non è proprio di una sola persona, ma è comune a tutta la Trinità, non annulla un'altra realtà fondamentale, cioè quella, dice Tommaso, non annulla la natura delle rispettive processioni, cioè delle relazioni, tra le tre persone. Abbiamo visto. Il padre genera e non è generato, il figlio è generato, ma non è generante, e lo Spirito Santo procede dal padre e dal figlio. Quindi è il procedente, abutroque, da entrambi. Dice San Tommaso, leggo il testo dell'articolo 6 della Questio 45esima:
Tuttavia, le persone divine hanno un influsso causale sulla creazione in base alla natura delle rispettive processioni. Cioè, tutta la Trinità crea, ma, dice San Tommaso, c'è una diversità in qualche modo che rispecchia la diversa natura delle rispettive processioni delle tre persone della Santissima Trinità. E adesso vediamo come spiega San Tommaso questo aspetto tanto importante che ha una conseguenza altrettanto importante. Allora, vediamo San Tommaso come spiega questa diversità, distinzione nell'unico atto creativo di tutta la Santissima Trinità. Scrive San Tommaso: l'artigiano, fa un esempio, si pone all'opera servendosi di un verbo, cos'è un verbo? Cioè di un'idea, concepito dall'intelligenza e spinto da un amore della sua volontà verso un qualche oggetto. Cosa vuol dire? Un amore, cioè nel senso di una inclinazione della volontà nel voler fare quell'oggetto che ha concepito con la sua intelligenza. E così anche Dio Padre ha prodotto le creature per mezzo del suo verbo, che è il Figlio, e per mezzo del suo amore, che è lo Spirito Santo. Vedete, c'è un'analogia, chiaramente, un'analogia che serve a spiegare, ma ricordiamoci sempre che poi gli esempi umani devono ricordarsi che Dio è Dio, ma è un'analogia importante, cioè il Padre crea concependo il verbo, cioè l'idea fondamentale, ecco, della creazione è il verbo, e l'inclinazione fondamentale, diciamo così, dell'atto della creazione, intendo dire, è lo Spirito Santo. E dice San Tommaso, sotto questo aspetto, le processioni delle persone sono la ragione della produzione delle creature, in quanto esse includono gli attributi essenziali della scienza e della volontà. Vediamo nella risposta alla seconda obiezione come San Tommaso prosegue, amplia questa spiegazione. Allora dice: come la natura divina, pur essendo comune alle tre persone, conviene ad esse secondo un certo ordine, in quanto il Figlio la riceve dal Padre e lo Spirito Santo da entrambi. Abbiamo visto. Così anche la potenza creatrice, sebbene sia comune alle tre persone, tuttavia conviene ad esse secondo un certo ordine, cioè secondo quell'ordine che rispecchia, diciamo così, l'ordine all'interno della natura divina, dell'unica natura divina. E dice San Tommaso: quindi si attribuisce al Padre di essere creatore come a colui che non riceve da altri la potenza creatrice, come il Padre è, diciamo così, il principio generante all'interno della Santissima Trinità, così si attribuisce al Padre di essere il principio creatore, colui che non riceve da altri la potenza di creare. Il concetto della creazione ex nihilo di cui abbiamo parlato. Del Figlio invece si afferma, si attribuisce che per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Prologo di San Giovanni. Poiché egli ha il medesimo potere del Padre, perché è onnipotente come il Padre, ma ce l'ha da altri. Infatti, da altri. Nella generazione il Figlio è generato dal Padre. Infatti la preposizione per mezzo di lui tutte le cose sono state create, preposizione per suole denotare una causa intermedia, ossia un principio che viene da un principio, che è è l'essere proprio del Figlio. E dunque anche nelle operazioni ad extra gli viene attribuito questo essere per. Infatti pensate alla conclusione anche di tutte le orazioni, no? Per Dominum Nostrum, per il nostro Signore Gesù Cristo, eccetera.
Allo Spirito Santo, infine, che ha questa medesima potenza, la stessa onnipotenza che ha il Padre, che ha il Figlio, ce l'ha da entrambi. Quindi a lui, dice San Tommaso, viene attribuito il dirigere come Signore e vivificare ciò che è stato creato dal Padre mediante il Figlio. Vedete dunque come l'unico atto creatore di Dio e quindi di ciascuna delle persone della Santissima Trinità, dell'intera Santissima Trinità, viene declinato in modalità propria a ciascuna delle persone secondo quello che è la loro distinzione propria all'interno della Santissima Trinità. Che cosa consegue da questa affermazione fondamentale di fede che la creazione è opera di tutta la Santissima Trinità e non solo di una persona? Lo vediamo nell'articolo 7 e San Tommaso qui ci dice una cosa molto importante che ci aiuta ad avere nei confronti della creazione un atteggiamento fondamentale e sostanziale di contemplazione. Vediamo. E sono sempre al corpo dell'articolo 7. Le processioni delle persone si presentano quali atti dell'intelletto e della volontà. Infatti, il Figlio procede come verbo dell'intelletto divino, lo Spirito Santo come amore della volontà. Quindi, attenzione. Nelle creature razionali, in cui si trovano la volontà e l'intelligenza, dunque gli uomini e gli angeli, si ha una rappresentazione della Trinità a modo di immagine, in quanto si riscontra in esse un verbo mentale e un amore che ne deriva. Cioè, le creature razionali, in quanto dotate di intelletto e volontà, sono una immagine della Santissima Trinità, per quello che ha detto San Tommaso poco prima, cioè il Figlio procede, è generato, ecco, dal Padre come procede, uso questo termine, come verbo dell'intelletto divino, e lo Spirito procede come amore della volontà. Nella creatura razionale noi abbiamo. Perché la creatura razionale? Perché la creatura razionale è precisamente tale che è connotata da intelletto e volontà. Abbiamo una immagine, una imago della Santissima Trinità. Ripeto, si ha una rappresentazione della Trinità a modo di immagine. E tutto il resto della creazione? Dice San Tommaso. Troviamo in tutte le creature, tutte, a prescindere che siano razionali o no, la rappresentazione della Trinità a modo di vestigio, in quanto si trovano in ogni creatura degli aspetti che è necessario attribuire come una loro causa alle persone divine. Cioè, qui San Tommaso fa una distinzione. Tutta la realtà porta un'impronta, non solo di Dio, ma della Trinità, perché è opera della Trinità. Solo che nella creatura scusate, razionale troviamo una immagine, e abbiamo visto perché. Nelle creature non razionali non è che non troviamo niente, perché sono creature di Dio e quindi portano un'impronta della Trinità che San Tommaso chiama, per distinguerla dall'immagine, chiama vestigio. Da qui tutte le grandi meditazioni medievali delle vestigia dei, delle vestigia di Dio. Ora vediamo qual è questo vestigio fondamentale che tutta la creazione porta in sé. Spiega San Tommaso. Diciamo che in quanto essa è una sostanza, cioè ogni creatura è una sostanza creata, rappresenta la causa o principio. Tutto ciò che è creato porta in sé l'impronta della sua causa e del suo principio. E così indica la persona del Padre che è il principio senza principio, in quanto invece,
ha una data, forma o specie rappresenta il verbo, poiché la forma dell'opera d'arte deriva dal verbo mentale dell'artista. Infine, in quanto la creatura dice ordine o tendenza, offre una somiglianza con lo Spirito Santo. Cioè dice, attenzione, in quanto ogni cosa, ogni creatura è causata a un principio, essa stessa, in quanto sostanza, in quanto è qualcosa, è un principio, è un qualcosa, è un quid, per cui sostanza, riflette il principio del principio, che nella Santissima Trinità è il Padre, in quanto è qualcosa. Chiaro? È un principio, è un quid. Poi dice, in quanto invece ha una certa forma, ha una certa specie, ha una certa natura, è qualcosa e non altro, ha una sua essenza, rappresenta il verbo. Perché? Dice perché la forma dell'opera d'arte deriva dal verbo mentale dell'artista. Il verbo è l'idea, diciamo così, della creazione divina e in quanto ogni cosa ha appunto una sua natura che corrisponde a questa idea, ecco che porta l'immagine scusate, il vestigium del verbo, quindi del padre in quanto è, in quanto è sostanza, in quanto è qualcosa, in quanto è un ente, in quanto è quell'ente particolare, ha una certa essenza, corrisponde quindi a una certa idea, porta l'impronta del figlio e ci dice. Infine, in quanto la creatura, ogni creatura, dice ordine o tendenza, ordine, inclinazione, finalità, offre una somiglianza con lo Spirito Santo che è amore. Infatti, l'ordine o attitudine di una creatura verso qualcosa deriva dalla volontà del creatore. Più sinteticamente, poco dopo, San Tommaso ci dice, richiamando Sant'Agostino, che il vestigium, le vestigia della Santissima Trinità in ogni cosa creata si trovano in questo. E perché essa è qualcosa, sostanza, principio, quindi immagine del principio, è senza principio il Padre, quindi perché essa è qualcosa, e perché è costituita in una specie, quindi porta vestigio dell'idea, verbo, e perché conserva un certo ordine e dunque porta l'immagine, il vestigio, scusate, dello Spirito Santo. Vedete, allora, chiudiamo, diciamo, questo nostro grande capitolo sulla creazione propriamente detta, sull'atto creatore. Vedete come l'affermazione della creazione, sia quando la consideriamo come di Dio, sia quando lo consideriamo più specificamente come atto della Trinità, necessariamente porta in sé una impronta, che nel caso delle creature razionali abbiamo definito immagine, nel caso delle creature non razionali l'abbiamo definita vestigia, ma e qui torniamo anche alla lezione della scorsa volta, la consistenza propria della creazione è quella di portare in sé le perfezioni divine nel modo proprio di ogni creatura, e comunque sempre nel modo limitato alla creatura, e come sua finalità la gloria di Dio. E nella sua struttura fondamentale porta l'immagine della Santissima Trinità. Cioè l'immagine, l'impronta, poniamo nel senso, quando dico impronta includo sia l'immagine che le vestigia, l'impronta di che cosa? Strutturalmente, del fatto che il suo autore, il suo creatore, è principio, verbo e volontà d'amore. Nelle creature razionali lo vediamo proprio nel loro fatto anche di avere intelletto e volontà. In quelle non create, per il fatto che sono un principio loro stesse, sono un qualcosa, sono
questo e non quello, cioè esprimono un'idea, un'essenza, e hanno un ordine, una finalità, una tendenza. Quindi vedete, e qui chiudo, un principio importantissimo. Il primo atteggiamento che dobbiamo avere di fronte alla creazione non è un atteggiamento di uso, che non vuol dire che non ci sia anche questo in un debito ordine, ma è un atteggiamento di contemplazione. Cioè la creazione è proprio questo specchio finito della realtà infinita di Dio. E quindi, essendo l'uomo, come vedremo, chiamato a conoscere, amare, contemplare Dio in questa vita e poi pienamente nell'altra, il suo modo di vedere la realtà creata è principalmente, essenzialmente, quello della contemplazione. La contemplazione di Dio nella realtà creata e dunque riconoscere il bene di ogni realtà creata, non in quanto è funzionale a me, ma in quanto, come dicono i salmi, narra la gloria di Dio e tende a questa gloria. Io stesso non sono altro, sono parte di questa creazione, ma, questo lo vedremo quando faremo l'uomo, secondo la modalità proprio della creatura razionale, che lo distingue dal resto della creazione non razionale, ma non lo distingue come un altro rispetto alla creazione, ma come un ente creato con la sua propria costituzione, la sua propria natura, che si rapporta al resto della creazione, quella creazione che trova anche in sé, da qui quella grande idea dell'uomo come micro e macrocosmo, no? Tutto il cosmo nell'uomo, vedremo, però intanto lo accenniamo. La prima dunque modalità di reazione, sì, di reazione, di relazione dell'uomo davanti alla creazione è proprio quello del contemplarla, del riceverla dalle mani di Dio, come indica il racconto del libro della Genesi, con Adamo, diciamo così, che vede sfilare la creazione davanti a sé, Dio stesso gli conduce davanti alla creazione perché gli desse un nome. La creazione non può darsi un nome, Adamo dà un nome perché partecipa della natura personale, quindi intelligente e libera del creatore, ma pur sempre riconoscendola come la creazione del suo creatore. E dunque vedete che la prima azione di Adamo non è usare la creazione, ma è dargli un nome, che è proprio il senso della comprensione dell'opera che Dio fa. Adamo restituisce alla creazione, diventa la voce della creazione perché riconosce nella creazione l'opera di Dio e, secondo quell'intelligenza originaria dell'uomo, che dopo il peccato originale invece, sapete, entra un'ignoranza importante, l'uomo riconosce in ogni cosa come è riflesso del suo creatore, come è riflesso della Santissima Trinità. Bene. Ci fermiamo qui, abbiamo concluso questo primo sottocapitolo, cioè quello della creazione propriamente detta. Vedremo poi il capitolo sulla conservazione o la creazione continuata. Una buona e santa domenica a tutti.